Una lunga discussione, poi il Consiglio Comunale approva a maggioranza la delibera per la costituzione della holding unica del trasporto pubblico locale. Via libera dunque alla fusione tra ANM, Metro Napoli e Napoli Park. Trascorreranno 60 giorni dopo l'ok del Consiglio prima che la fusione diventi effettiva. Intanto, annuncia l'assessore al bilancio Salvatore Palma, l'amministrazione è al lavoro sul piano industriale. Un'azienda di questo tipo non solo dà garanzia agli attuali lavoratori, ma secondo me dà garanzia anche a quel mondo dell'indotto che ha sofferto. E poi c'è un altro aspetto, un'azienda di questo tipo, dando forza, consente di fare investimenti. Nel corso della seduta l'Aula ha approvato anche la delibera sul conferimento di due immobili ad Assia e l'esclusione di Villa Medusa dall'elenco dei beni in dismissione.